Se ne avranno l'opportunità, i giocatori ottimizzeranno il videogioco togliendone il divertimento. Questa è una massima di Soren Johnson, designer di Civilization 4 insieme a Sid Meier, che vi spiegherò più tardi, ma che ho scelto di inserire come attacco del video perché sono proprio le parole su cui ho voluto basarmi per fare quello che stiamo per andare a fare. E un'altra massima di Sid Meier stesso, stavolta, devo riportarlo ugualmente perché sarà importante tenerla a mente per tutta la durata di questo video. Un gioco è una serie di scelte interessanti. O meglio, significative. In buona sostanza, diamo per scontato che si conoscano già le informazioni discusse non solo nel video che ha ispirato questo video, ma anche altrove per non farlo arrivare a sabbacuiane lunghezze. Perciò probabilmente alcune domande possono già trovare risposte in uno di questi video precedenti. Perché Far Cry 3, in fondo, come ogni Far Cry successivo e come prima o poi succede nelle serie in generale, è un prodotto darwiniano. E i punti da cui parte e dove arriva questo video fanno parte di una catena evolutiva che scorre da molto tempo. Qui stiamo dicendo che Far Cry 3 ha qualcosa che deve seguire un altro copione, e dobbiamo attenerci a quello un po' come se fosse un canovaccio, e cioè qualcosa da prendere come spunto, non necessariamente da seguire alla lettera. Mi sto impadronendo del titolo di game designer per lo scopo di questo video per creare, anche se non partendo da un foglio bianco in questo caso, un gioco che non esiste. Abbiamo già una base solida, e cioè un Far Cry 3 che non solo funziona già, ma funziona pure bene, almeno dal mero punto di vista del divertimento. Immaginate adesso, però, che il lavoro che stiamo andando a fare è quello di rompere e ricostruire alcune sue parti. Se per metà è un lavoro facile perché abbiamo già appurato che si parte da una base già costituita ed esistente, dall'altra dobbiamo ricostruire in modo che resti comunque quantomeno in piedi, ma possibilmente puntando alla perfezione. E questo sarà un esercizio divertente, ma che richiede comunque uno sforzo davvero non indifferente. Che è, tra le varie cose, il motivo per cui questo video esce soltanto ora. Che mi spinge a chiedervi in anticipo il solito like, commento, yada yada yada, e se siete già affezionati a valutare una donazione, mentre io valuto il Patreon o simili. Siamo partiti utilizzando la logica di chi in realtà vorrebbe comunicare che Far Cry 5 non sarebbe un Far Cry per dire che in realtà è proprio Far Cry 3 che non sarebbe definibile Far Cry per la quantità di elementi caratterizzanti del precedente o i precedenti capitoli che disperde senza riciclare, per così dire. Altresì, abbiamo appurato che parte della presa che ha fatto Far Cry 3 viene da elementi innati, che al massimo trovano derivazioni in meccaniche già popolari ai tempi, come ad esempio le abilità. Ma per disgrazia o per fortuna, anche da elementi derivati da Assassin's Creed, che al tempo era diventato già il pezzo da 90 di Ubisoft. Dunque, dovessimo fare questo gioco e ignorare le meccaniche che sono state influenzate da Assassin's Creed, ma cercare di infilarci quelle che caratterizzano Far Cry 2, stiamo per creare qualcosa di molto diverso da Far Cry 3, ma che in qualche modo deve risultare abbastanza familiare al Far Cry 3 che abbiamo ottenuto, al fine di non ignorare parte già avvenuta del processo evolutivo, ma familiare anche a Far Cry 2, in modo tale da fornire un'evoluzione meno aggressiva e derivativa. Perciò, fatte tutte le premesse necessarie, cominciamo finalmente a creare un Far Cry 3 che sia un vero Far Cry. Partiamo da quello che reputo il punto più interessante, che alimentava la filosofia di game design attorno a cui era costruito Nihilism Simulator. Una delle meccaniche più importanti, caratterizzanti e criticate di Far Cry 2 è la malaria, cosa che è stata completamente cancellata da Far Cry 3 perché avrebbe impedito il feeling da fantasia di potere, o power fantasy, come la chiamerò da adesso in avanti, che la direzione del gioco ha scelto per lui, in accordo col suo design narrativo che vede Jason diventare sempre più una macchina da guerra, un contrasto netto con le sensazioni e i temi estremamente crudi di Far Cry 2, il quale al contrario mette la sopravvivenza, l'ostilità più totale al centro del pensiero globale del design del gioco, dovendo provare a infilare della continuità con questa meccanica. Ma se al posto della malaria, e cioè una malattia che se non trattata porta al game over, Jason avesse delle allucinazioni? Dal punto di vista narrativo sarebbero perfette per marcare sempre di più la discesa di Jason nella follia, rappresentate mediante la progressione della storia. Immaginatevi verso l'inizio del gioco rivedere come se fosse un evento nel mondo, come Faith che compare a casa in Far Cry 5 per dire. L'ultima scena in cui si vede Grant, o sentire con il riverbero Vaas che urla "Corri Forrest, corri" se stai fermo a studiarti un avamposto, o vedere il modello delle braccia di Jason che si sostituisce con le braccia di Vaas, o più avanti nella storia vedere gli amici già ripescati che dicono di volersene andare senza Jason e lasciarlo lì, o pensare che Dennis voglia pugnalare Jason appena lo rivede, o vedere il modello di Jason che cade di testa appena vi è avvicinato una torre radio, aprire il menu delle abilità, questa è molto meta, e vederle dissolversi per un secondo, gli esempi possono essere anche il doppio, il triplo, 10 volte quelli che ho appena detto, e marcano tranquillamente l'influenza dei veri personaggi sulla psiche di Jason o sulla sua paranoia, che il gioco riprende come tematica, ad esempio con il focus che ha sugli sguardi, gli occhi, le televisioni. Sono letteralmente allucinazioni. Non rischiano di farti perdere la partita come la malaria,
però sono destabilizzanti e per questo, ed ecco la ragione di gameplay, andrebbero tenute a bada. Un modo convincente e in linea con Far Cry 2 di farlo potrebbe essere aggiungendo delle pillole per la schizofrenia alle ricompense per le missioni secondarie. Dopotutto, sull'isola c'è un dottor Earnhardt che smanetta con farmaci e droghe, dunque possono essere anche diffuse fra i vari quest giver del gioco. L'unico problema è che le missioni per riprendere le pillole antimalarie in Far Cry 2 erano illimitate. In Far Cry 3 forse si possono ottenere come consumabili per aver completato le missioni secondarie normali, cioè le ricerche, o comprarle per una somma non indifferente, trovarle in determinate chest nel mondo. E visto che ci siamo a questo punto, la loro quantità potrebbe essere associata alla progressione del kit per portare più siringhe, così se ne possono portare di più in giro. No? Così abbiamo ripreso una meccanica forte di Far Cry 2 e l'abbiamo traslata nel 3, senza che i suoi effetti siano catastrofici o da tenere obbligatoriamente a bada, che è la noia più grande secondo molti critici di Far Cry 2. Da un altro punto di vista, il fatto che in questa versione accurata di Far Cry 3 non sia una malattia a dare vita a questa meccanica farebbe allontanare l'idea di ostilità della natura, ma c'è ancora spazio per questa. Non tanto dando modi di renderla sovrastante, ma di renderla pericolosa al fine di far fare un ragionamento se conviene o meno in un dato momento avventurarsi fuori dal sentiero battuto. Un modo eccellente per dare questa sensazione è, banalmente, rendere più potenti gli animali predatori. È vero, se scarico 30 colpi di AK-47 su una tigre, nonostante sia una tigre, ecco, mi aspetto che muoia e voglio assolutamente che resti così. Però una sua artigliata non può farmi ricevere pochi danni, nemmeno la modalità facile. Quando parte il quick time event in cui bisogna liberarsi dalla presa di un predatore, sarebbe bene far riprendere Jason con davvero pochissima vita, a prescindere se prima del quick time event l'aveva al massimo. Ricordatevi che avventurarsi nella natura deve essere una scelta significativa, e una scelta del genere non si può prendere alla leggera. Certo, insieme alla pericolosità dell'azione in sé va presa in considerazione anche la power fantasy. In accordo con la scalata di Jason nella catena alimentare, al massimo ci possono essere quick time event per liberarsi da una presa sempre più semplice, fino al punto in cui non si evolvono in un quick time event di evasione, cioè la possibilità di schivare direttamente la presa, e magari, solo se si fallisce, rimediare una ferita più leggera. Oppure rimuovere direttamente il quick time event e creare una combinazione di tasti che permettono una nuova mossa, la schivata. Inserire una meccanica come la schivata dissociata dal quick time event poi potrebbe prestarsi a altri usi, per esempio lanciarsi dietro un riparo oppure lanciarsi dal veicolo in corsa in modo tale che si finisca un po' più lontani dalla strada. Andiamo su un altro punto caratterizzante, importante e criticato di Far Cry 2. Le armi che si inceppano erano una noia, ma avrebbe comunque avuto senso riportare meccaniche di inceppamento delle armi. Con l'ossatura di Far Cry 3, onestamente, questo spingerebbe a fare anche meno affidamento sulla bocca da fuoco e di più su abilità che coinvolgono l'uso di abbattimenti sgravi. In questo modo si potrebbe pensare che Jason non solo diventa più sgravo, ottenendo le abilità che gli permettono di assassinare i nemici in modi sempre più creativi ed efficaci, ma che finisca per incarnare il detto «necessità fa virtù». Ricordatevi che, come nella gestione di un'apertura dell'open world, ok? Aprire troppo chiude. Less is more. In alternativa, un'arma sporca potrebbe perdere in precisione e cadenza di fuoco, pur senza incepparsi. Prendersi cura dell'armamentario è importante realisticamente, anche se di realistico nei Far Cry c'è comunque poco. Far Cry 2 era pseudo-realistico, semplicemente non dava per scontato delle animazioni. Introdurre un sistema di deterioramento e di riparazione delle armi anche in Far Cry 3 potrebbe essere il punto di partenza per sviluppare un gameplay molto più stratificato in futuro, pur senza togliere la componente ludica in opposizione a quella simulativa. Ogni esempio non coinvolge necessariamente l'esplosione dell'arma, come succede nel 2. Solo armi che si deteriorano ma che si possono riparare, magari con l'introduzione di un consumable da usare rapidamente quando ci si trova in game. Mi viene in mente proprio un kit di riparazione da campo con usi limitati, accessibile attraverso la ruota delle armi, comprabile o reperibile sotto forma di drop dai cadaveri di nemici più svegli. Usarlo con un'animazione dedicata sarebbe carino. Jason mette via l'arma, apre il kit e fa sbrigativamente operazioni semplici, così non si toglie troppo tempo al gioco, ma se ne toglie abbastanza per scoraggiare il suo uso proprio durante un combattimento, perché deve essere una scelta significativa. Finora ho detto almeno un paio di volte di comprare cose, ma in effetti all'economia di Far Cry 3 serve un ribilanciamento. E a tal proposito, ricordate la massima di Soren Johnson? Se ne avranno l'opportunità, i giocatori ottimizzeranno il videogioco togliendone il divertimento. In breve, significa che se ai giocatori viene dato un modo semplice di ottenere qualcosa, loro faranno solo quello, anche se si tratta di un modo ripetitivo e facilissimo, dunque ottimizzando, ma con accezione negativa, rendendosi noiosa l'esperienza di gioco. Il farming, ad esempio, è questo. Uccido nemici di livello più basso perché non è un rischio, e anche se prendo pochi XP, posso continuare a farlo così salirò di livello senza dovermi impegnare. Nell'economia di Far Cry 3 non sono solo i prezzi ad essere molto a favore del giocatore, ma anche la disponibilità di armi. Dunque, la parte più importante di un FPS, quella che identifica uno shooter come tale,
venduta a poco prezzo, oppure reperibile gratis se si sbloccano abbastanza torri radio. Questo più che un problema di design è un problema di coesione. Il gioco ti sta dicendo che ti impegni a fare, che ti importa di soldi e di esplorazione se tanto con le torri radio fai remi gratis e pure gli XP. D'altro canto, l'economia di Far Cry 2 com'era? Diamanti in cambio di armi. Ma armi resi comprabili in cambio della missione secondaria che le sblocca. Così bisognava distruggere il carico di armi della concorrenza del contrabbandiere per poter sbloccare prima 3, poi 6, poi 9 armi da comprare. Nel Far Cry 3 reimmaginato si potrebbe ideare una missione secondaria su questo modello, ma magari mandando Jason a prendere fisicamente le armi da riportare a un negozio. Ad esempio rubandole dal magazzino, dal camion che le sta consegnando o dal luogo della consegna prima che attiri troppo l'attenzione. Pensare in grande ci permette di aggiungere anche dei filtri. Se non si viene scoperti non succede niente di strano, se si viene scoperti potrebbero comparire i nemici che ti inseguono o ti fanno delle imboscate, vale a dire... un filtro che serve a radicare ulteriormente la necessità di stare nascosti, studiare l'ambiente e il nemico ed effettuare scelte significative. Power Fantasy sì, ma all'inizio no. Perché ce l'ho con le armi gratis? Perché una meccanica simile ti astrae dalla necessità di sfruttare i sistemi economici del gioco, anche perché a quel punto l'ottimizzazione della propria risorsa pecuniaria porta a farsi tutte le torri radio per non dover spendere una lira nelle armi. Dunque, via le armi gratis dal mio gioco. Al massimo, più missioni dei convogli completi, più ti vengono scontate quelle che hai già sbloccato. La prima arma che sblocchi magari costa $700, se compri un'altra missione di recupero armi ti costa il 5% in meno, cioè $665. Un'altra ancora diventa il 10% in meno, quindi 630. Un'altra ancora il 15%, qui c'è un massimo, non so, di 25? 30% alias $490? Chiaramente, se ad ogni missione vengono sbloccate nuove armi, e se con ogni missione le armi già sbloccate vengono scontate sempre di più, le ultime armi che si sbloccano non potranno ricevere sconti, ma il loro prezzo deve essere giustificato dal fatto che sono in assoluto le armi più devastanti del gioco. E restando anche sull'economia, in Far Cry 3 ci sono anche gli oggettini inutili, quelli che si trovano su nemici o dentro le casse, la cui utilità è quella di essere venduti, punto. Non fanno che occupare spazio nell'inventario, per il resto non riesco a trovargli applicazioni pratiche. Il crafting con degli oggetti, per esempio come avveniva in Fallout 3, in cui magari ti serviva la colla industriale, una macchinetta e la tremertina per craftare una pistola che ha Zop e Deathclaw, onestamente non ce lo vedo in questo Far Cry 3, meglio eliminarli e basta, così almeno non si fanno ancora più soldi di quanti già non se ne facciano. Le descrizioni e gli easter egg sono l'unica cosa che mi mancherà, erano simpatici. E i Rakiat, a proposito di cose che mancano, se sono così pochi e così tanto delle pippe allucinanti in combattimento, perché non sono mai stati in grado di respingere una banda di fattoni ma si mandano costantemente, potrebbero perderli gli avamposti, così si risolverebbe la problematica di Far Cry 2 in cui i nemici respawnano di continuo. Spazzi via la presenza nemica, arrivano i Rakiat a presidiare, ma non è che dopo 5 minuti sono già tornati nemici. Esiste un evento in Far Cry 4 in cui l'armata reale di Pagan Min può attaccare un avamposto conquistato. Si riceve una chiamata d'emergenza e si può andare a prendersi i punti oppure andare via, ma in questo caso i nemici non riconquistano l'avamposto. Nel Far Cry 3 che sto reimmaginando si potrebbe fare non tanto una richiesta d'aiuto, perché anche se i nemici sono stupidi forse qualcuno prima o poi ci riesce a organizzare un blitzkrieg e non dà il tempo di chiamare soccorsi, ma proprio far tornare l'avamposto in mano nemica, senza avvisi, senza icone, senza messaggi che stanno lì sempre a sporcare l'HUD. Caso limite, l'avamposto resta conquistato più a lungo a seconda di quanti nemici si uccidono o a seconda del progresso nella storia. Molti pirati sarebbero un po' più scoraggiati a cercare di riprendere un avamposto conquistato da quel maniaco che è sopravvissuto all'imboscata alla Medusa o a Vasper 2-3 volte. Questo darebbe anche la possibilità ai nemici dell'isola sud di far ricominciare il ciclo di ostilità, perché fino alla prima missione che si fa l'unica cosa che hanno sentito di Jason è che sono in grado di sopravvivere a Vas, sta sull'isola nord e basta. Poi si fanno le principali anche nell'isola sud e si ripropone un loop che ti tiene comunque attento alle attività che fai nel mondo. Una volta sconfitto Vas, la presenza dei pirati nell'isola nord si annulla. Nessuno avamposto torna in mano nemica, così non hai la pena di doverci tornare solo per mantenere dei punti strategici. Perché sono un dio generoso. Se però è probabile, specie all'inizio, che i nemici riconquistino gli avamposti, come si fa col fast travel? Per il viaggio rapido si trova un altro stratagemma, anche perché i viaggi rapidi in Far Cry 3, 4 e soprattutto 5 sono estremamente concessivi. Nel 2 si poteva partire e andare in 5 punti della mappa solo da uno di quei 5 punti della mappa. Nel 3 si potrebbero usare punti di riferimento, come quelli che si trovano nella sezione dedicata ai luoghi di interesse, che si sbloccano magari anche subito, all'occorrenza mettendo il Rakiat alleato che funge da guida e ti fa passare inosservato anche per il territorio nemico. In Stalker, ad esempio, ci sono delle guide che fanno proprio questo. Paghi la guida, tot soldi per portarti di qua o di là, luoghi che scopri esplorando o se qualcuno ti dice già dove andare, tipo il fast travel che mettono a Bad Town. Altrimenti, giustamente, come fai a spiegarlo alla guida? E visto che si parlava di spostamento su mappa,
Una minimappa non è che fa schifo, ma per restare immerso nel gioco sarebbe comunque bello utilizzare una mappa fisica, non necessariamente cartacea però. Certo, se ragioniamo in termini di potenza delle console attuali e di possibilità in and out of the game dei tempi moderni è un conto, ma nel 2012, anno di ambientazione e di uscita di Far Cry 3 sulle console di settima generazione, comunque giravano i navigatori satellitari, c'erano anche abbonati in qualunque veicolo di Far Cry 2, quindi non mi sembra remoto che Jason possa tirare fuori un navigatore di quart'ultima scelta per vedere dove mette i piedi. Se lo tiene con una mano sola, così nell'altra può tenere una pistola, e sul navigatore potrebbe incorporarsi la funzione per trovare più facilmente i forzieri, come era per le valigette di Far Cry 2. Ho specificato l'anno di uscita e la generazione di console perché mi viene in mente che una cosa del genere, che già esisteva in Far Cry 2, si poteva tranquillamente riproporre in Far Cry 3. Perché non sorpassa i limiti generazionali, nessuna delle cose che ho appena detto sorpassa i limiti generazionali. Queste sarebbero state veramente cose fattibili su PS3. A proposito di collezionabili, non vorrei farle comparire sulla mappa, onestamente mi limiterei a lettere perdute e casse con i soldi, paragonabili tranquillamente alle cassette dello sciacallo e alle valigette con i diamanti in Far Cry 2. Le reliquie non sono assolutamente inutili, ma controproducenti, per la stessa massima di Soren Johnson di prima. Sono tante, facilitano l'accumulo di punti esperienza, ragione per cui non mi cago mai le missioni secondarie, e tolgono la componente esplorativa perché si va in un posto per prendere la reliquia, non per la curiosità di vedere se c'è qualcosa di interessante. Esplorare un luogo perché ti sembra interessante è un concetto che contribuisce a rendere vivo l'open world. Se vai in alcune baracche e non ci trovi assolutamente niente, è perché qualcuno sta sfruttando a dovere quello che si può fare nell'open world. Il che, a lungo andare, baracca vuota dopo baracca vuota, ti fa disinteressare dall'esplorazione, e non è un bene. Qualcosa di interessante ci può essere ovunque. Dalla letterina che non è mai stata spedita, alla pila di corpi dietro una casa, all'arma unica o in condizioni impeccabili, che non è neanche un'introduzione remota nei Far Cry, perché in Far Cry 2 ci sono gli AK-47 d'oro, quelli che cominciano a malfunzionare dopo tantissimo tempo. E nel primo DLC di Far Cry 4, Fuga da Durgesh, ci sono armi uniche che possono spawnare in determinati punti casuali della mappa, ci incappi a caso. Mancano ancora un po' di punti. Cosa riproporre da Far Cry 2 l'abbiamo fatto, cosa togliere, sostituire o introdurre in Far Cry 3? Quasi. Il discorso sulle torri radio sarebbe da approfondire, non tanto perché altrimenti la meccanica di scoperta della mappa resta inutilizzata, perché abbiamo detto che è già scoperta la mappa, ma perché restano inutilizzate le interazioni che si possono avere con la torre radio struttura. Se non c'è bisogno di salirci sopra per sbloccare la mappa, per che cosa si utilizzano? Componente esplorativa parte 2. Scalare le torri alla fine era divertente, il problema era che se volevi vedere chiaramente la mappa diventava un'attività forzata, è questo che la rendeva noiosa. Se sulle torri invece vai a mettere la possibilità di trovare un'arma unica, un'informazione di lore, del denaro gratis, puoi approfittarne anche per sfruttare un concetto bello come la micronarrativa silenziosa. Ne accennavamo prima, potresti scalare una torre a caso e trovare qualcuno che ha scelto la cima di quella torre come punto ottimale per vedersi un bel panorama prima di togliersi la vita e lasciare lì l'arma unica. I suoi ultimi possedimenti 20 terreni, una lettera che contiene il messaggio straziante che l'ha spinto all'estremo gesto. Anche la micronarrativa fa vita. È questo che contribuisce a rendere un pezzo di mappa di un open world un luogo credibile. Cosa è rimasto? La caccia. Preparatevi perché per ridimensionare bisogna toccare un bel po' di punti. In Far Cry 3, l'upgrade delle fondine, delle borse, della faretra ti rende OP, ma almeno devi faticare un minimo per arrivare a portare 300 colpi di fucile d'assalto, 12 granate, 12 molotov, 6 mine, 6 C4, 30 frecce e un portafoglio con spazi virtualmente infiniti per le banconote. Ah, e 4 armi che possono anche essere grosse e pesanti, ma non limitano l'atleticità di Jason. Realisticissimo, ma a parte questo, nel riferimento, cioè Far Cry 2, non c'erano slot per armi sbloccabili, ce n'erano solo 3 e prefissati. 4 con quello del macete. Di diamanti se ne possono portare sin da subito una quantità infinita, ma per avere le munizioni in più per ogni tipo di arma, più granate e più siringhe dovevi spendere dei diamanti. Se imposti una sola risorsa spendibile, stai dando modo di scegliere la priorità che deve avere un potenziamento rispetto ad un altro in un'unica economia, quella prettamente monetaria. Questo vuol dire dare meno spazio a un potenziamento globale in un momento T qualunque del gioco, laddove in Far Cry 3, dato il momento T qualunque, potresti trovarti con abbastanza soldi per comprare un'arma e metterci degli accessori, ricaricarti le munizioni, comprare anche una mimetica che purtroppo non ha neanche effetto per l'arma, e contemporaneamente avere nell'inventario delle pelli inutilizzate con cui puoi creare una o due fondine in più. In Far Cry 3 le pelli degli animali sono un'economia a parte, ne ottieni un tot, e di un tipo specifico, e puoi permetterti la fondina aggiuntiva oppure la borsa più capiente, in qualunque momento, quindi non devi necessariamente andare al negozio per scambiare i beni, che per come è costruito Far Cry 3 sarebbe anche un modo di spezzare troppo il ritmo.
Nel tutorial, sì, Dennis ti insegna il crafting, ma l'atto pratico ti dice: seleziona questa opzione nel menu. E noi 15 minuti fa abbiamo deciso di dare più profondità alle funzioni del Far Cry 3 reimmaginato. Jason non è un tassidermista e dopotutto è sull'isola da qualcosa come 20 ore e dirà per sempre che schifo ad ogni scoiamento. Prima di tutto però sappiamo che l'uomo tutorial, Dennis, sa come si fanno queste cose e immagino non sarà nemmeno l'unico alle Rook Island. In Far Cry 3 ci sono anche delle missioni secondarie legate alla caccia, ma che fanno la fine della generic side quest, perché sono implementate in modo troppo approssimativo. Dunque, se anziché tenerle come qualcosa che non è nulla di speciale, si facesse corrispondere al completamento di una specifica missione lo specifico upgrade, non necessariamente in serie come per le missioni delle armi, ma proprio diversi quest giver, ognuno dei quali può darti uno specifico upgrade se lo aiuti. In questo modo, una missione del genere si contestualizzerebbe così. Segnato sulla mappa o trovabile a caso in determinate location, c'è un quest giver che lamenta un'infestazione di animale X. Il quest giver propone che vai ammazzare questi animali, ma almeno gli prendi le pelli perché sarebbe uno spreco altrimenti, e da quel punto per ricompensarti ti crea la borsa per portare più granate, perché hai ammazzato un branco di cani rabbiosi magari e al limite la loro pelle può andar bene per quello. Oppure ti crea una feretra più capiente perché la pelle dei draghi di Komodo è più rigida ed evita che la feretra si pieghi spezzando le frecce. Quindi ecco, magari un quest giver che ti spiega pure proprio perché quest'animale sarebbe carino di volta in volta e farebbe anche triggerare la peta, valore aggiunto. Così facendo, hai rimosso un'economia in cambio della profondità alle attività che puoi fare nel mondo da cui trai beneficio. Beneficio insostituibile, perché quella data quest è l'unico modo di ottenere quel dato upgrade. Ci sarebbero le cacce leggendarie, che però un minimo di differenziazione nell'esecuzione è bene che ce l'abbiano, perché non è assolutamente diversa dalla side quest base che abbiamo appena disossato. Vai lì e uccidi l'animale leggendario con quest'arma, punto. Sarebbe anche più divertente e appagante fare una missione guidata dove trovi indizi per seguire l'animale raro, e magari può anche restare il fatto che la ricompensa sia la fondina più estesa di una categoria. In realtà un mondo di gioco del genere ammetterebbe che squagli animali solo per vendere la loro pelle ai tassidermisti, ma in questo modo rendi preferibile questo modo di fare soldi, cioè l'economia principale, esattamente come succede in Far Cry 5. Infatti viene consigliato di andare a caccia per fare soldi in Far Cry 5. Quando in Far Cry 3 un tipo di side quest che è rimasta non sfruttata è un eccellente modo per fare soldi, vale a dire il contratto di omicidio con il coltello come un vero racket che per me può restare tranquillamente così com'è. Continuando a parlare di side quest, nella stesura di questo script mi ero anche dimenticato della secondaria in cui bisogna portare dei rifornimenti medici tramite una prova a tempo sui veicoli, che per quanto strana può comunque avere una sua utilità. Ad esempio, relegando gli aumenti della salute al completamento di queste side quest e non all'ottenimento delle abilità specifiche, perché ancora una volta l'utilità di questa missione altrimenti resta semplicemente quella di fare i punti, i soldi e basta. Invece facciamo che dona salute in più ed esperienza. Tornando nell'ultima cosa lasciata alla caccia, se in giro nel mondo trovi un animale, lo ammazzi e vuoi comunque la libertà di prenderti la sua pelle, puoi farlo tranquillamente. Se ti imbatti nel quest giver che voleva proprio quelle pelli e hai le quantità giusta, la missione è completa. Caso limite, visto che si parlava di infestazioni, gli paghi dei soldi per la prestazione oppure scegli di andare a ammazzare gli animali per riportargli quelle pelli. Se invece quella pelle vuoi venderla, proprio come nel Far Cry 3 che abbiamo già ottenuto, non ti darà tanti soldi. Irrealistico, ma almeno non si può abusare di questa cosa per fare soldi. Perché delle attività legate soltanto all'accumulo di denaro ci sono già. Avete capito cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo reso Far Cry 3 un degno sequel e una degna evoluzione di Far Cry 2, che ripropone e migliora delle caratteristiche signature, cioè proprie del brand, quello che sarebbe potuto essere Far Cry, ecco, senza fare riferimento ad Assassin's Creed 2, né ad Assassin's Creed Brotherhood se è per questo. Resterebbero dei capricci di realismo che possono esserci come non possono esserci. Per l'abbattimento dal basso, onestamente, si potrebbe pensare di inserire un'abilità che ti permette di fare un headshot automatico con la pistola mentre sei aggrappato a una sporgenza, così il nemico che ti sta sopra non te lo perdi con il machete. Quanto all'abbattimento dall'alto, a questo punto credo sia più realistico come inserito in, non pensavo che l'avrei mai detto, Far Cry New Dawn. Cioè non atterri con il coltello piantato sul nemico, ma lo sbatti a terra e poi lo accoltelli. È molto più lento, ti lascia più esposto, ma è figo e la ricompensa potrebbe estendersi allo shock dei nemici che vedono questa azione o ad altro come un po' più di 50 punti esperienza soltanto.
Tutto il resto o quasi per me può restare così com'è. I punti esperienza, visto che l'abbiamo appena menzionati, ci stanno bene per poter prendere le abilità e le abilità ci stanno bene per ragioni narrative e ludonarrative. Quanto al crafting, ecco, forzare lo slot per l'arma secondaria da Far Cry 4 in poi è stato già un passo avanti. Renderne disponibili solo altre due perché il primo è occupato da un machete è una piena copia di Far Cry 2, dunque a questo punto i restanti due slot possono contenere qualunque arma. Non porti dietro il lanciarazzi, il lanciagranate e due LMG, ma un coltello, una pistola, l'LMG e l'RPG se proprio vuoi sgravare. Anche i C4 e le mini li relegherei allo slot per l'arma secondaria, come in Far Cry 2. Il loro posto nella ruota delle armi verrà occupato dallo slot dei farmaci per la schizofrenia e dallo slot del kit di riparazione che menzionavamo poco fa. Aggiungiamo anche la possibilità di sdraiarsi a terra, perché è da Far Cry 1 che non la vedo, ed impacchettiamo. Questo è il mio Far Cry 3 perfetto. Potenzialmente qualche archetipo di missione secondaria più carino, ma abbiamo già fatto in modo di andare in una direzione diversa da Assassin's Creed, più attaccata a quelli che erano i pilastri di Far Cry 2, senza intaccare particolarmente la narrativa originale, preservando la novità vera di Far Cry 3, e cioè le abilità, e rendendo il mondo di gioco un posto più remunerativo da esplorare e in cui fare varie attività per affinare la competenza del personaggio. Continui a vivere una power fantasy legata all'elemento magico dettata da ragioni ludonarrativamente coerenti, ma lo fai perché hai effettuato dei ragionamenti che ti hanno portato a guadagnarti quella power fantasy sfruttando e sinergizzando tutti gli elementi di cui è composto il gioco, lasciando spazio a un grado di priorizzazione che ti ha permesso di scegliere cosa fare prima rispetto a cosa fare dopo. Più parlo di questa cosa più mi sento a scendere, quindi se avete domande potete farle pure, magari assicuratevi che non trovino già risposta nei video di prima, riferitemi se ho mancato qualcosa e se lo giochereste non far credere così o l'avreste preferito l'originale addirittura, voi le vostre conoscenze, perché forse Ubisoft prenderà spunto, se supportate questo video così magari la smette di copiare cose che non c'entrano niente, io sono Andrew of the Design e se siete arrivati fin qui statemi bene, tutti gli altri si vergognano perché i video si finiscono di vedere, comunque sia ci sono anche Discord, il luogo dove demolisco i fanboy, e Twitch, quindi sapete già dove trovarmi se volete dirmi che questo sforzo è inutile e Far Cry 3 è già perfetto così. E io sono solo un haters e un nostalgico nonostante dica apertamente che Far Cry 3 è comunque il mio preferito e non è un vero Assassin's Creed, sono le cavolate. Altresì devo ringraziare Oka, Ansax, Von Fersen, Rickran, Danny Aaron e tutti i sub su Twitch per rafforzare che mi impongo di continuare a ringraziare per tutte le donazioni che ricevo. Questo video, spero, è solo l'inizio della mia volontà di approfondire una disciplina così difficile come il game design, che almeno sotto forma di video futuri potrebbe cominciare a produrre qualcosa di lievemente più originale. No, non devo spoilerare, ma è più di un anno che ci penso. Vi lascio e alla prossima.